Ciao a tutti, oggi altro video su questi fantastici colori qua e sono gli acqua. E oggi farò una semplice tag a mix media, ma lo scopo di questo video è farvi vedere come usare, come colorare e fare degli effetti belli con solo i colori. Ora io vi dico quello che servirà in generale, poi ognuno lo fa come crede. Allora, io userò questi tipi qui o questi, adesso non so ancora di preciso, per fare il fiocchetto che sta nella tag in alto. Questo è tutto. Trovate tutto su www.prettykit.com. Poi userò dei glitter. Questo serve per fare lo stamp per i glitter. Poi userò questo stampo qua, che c'è scritto White Love, e anche questo lo trovate da Pretty Kit. Poi mi serve una di queste farfalle qua, anche queste le trovate da Pretty Kit. Poi questi cerchietti adesivi che servono per mettere nei buchi delle anelle perché non si rompe, per rinforzare, ma io le userò per metterne la tag. Questi li trovate in cartoleria, a me me li ha portati mia figlia. Poi ci serve una base liscia, io ho questo vecchio tappetino, un blocco acrilico, poi che altro? Ah, dovremmo fare i fiori, io questi li ho fatti, io e li ho ritagliati, io avevo già le sagome pretagliate. Vedete, sono queste. Poi vi farò vedere come colorarli. Io li ho tagliati con la silhouette, ma voi potete tagliarli a mano oppure se avete anche delle fustelle della Big, vedete voi. Io per far prima e poi me ne ero preparati diversi, io ho fatto questi e ci ho messo anche un po' di colla di glitter, se vedete. Poi vi faccio vedere come farli e colorarli. Vedete questo? Adesso la telecamera non rende, ma con questi colori fa veramente dei bei effetti. La fogliolina, vedete com'è? E quindi ci vedremo come fare dei fiori. Poi vi serve il tappetino. Io adesso uso questo per fare il fiore, per dare un po' di forma il fiore. Io uso questo, è gomma piuma che l'ho trovato da quelli che vendono la plastica. Poi metterò al centro del fiore queste mezze perle. Ci servirà un bulino. Poi cosa mi sono dimenticata ancora? Ah, poi quello per fare il buco nella tag. Io vedo se usare anche uno stencil, vediamo un po'. Siccome questo è un lavoro che non l'ho preparato prima, lo faccio direttamente con voi, quindi. Ah, e io ho usato il glitter, questa è la colla di glitter. Non vi metto la marca perché questa ce l'avevo io, però si trova anche da Pretty Kit. Ah, e la colla, un po' d'acqua. Spruzzino. Bene, allora iniziamo. Io devo fare la mia. No, prima vi faccio vedere come colorare un fiore. Ah, vi servirà anche questo per asciugare quello che facciamo. Ora vi faccio vedere come colorare un fiore e farlo. La foglia. Tanto è sempre la stessa tecnica, però
non ve la faccio vedere perché ne ho già fatte. Allora, coloriamo un fiore. Io prendo la mia base acrilica, questi che si usano anche per i timbri. Una volta spussato, io uso una pinzettina, questo, perché sennò mi sporco, già mi sono sporcate le mani, e vado, vedete? Prendiamo la nostra base di gomma e ci prendiamo il nostro fiore e facciamo questo lavoro. Prendo su la mia perla ed ecco qua il nostro fiore è già fatto, colorato con gli Spectrum acqua. Ora gli do un po' di glitter sopra. Questo mi piace perché dà un po' di luce al fiore. Lasciamo asciugare e intanto ci creiamo la nostra base per fare la tag.